molti, la parola artico evoca nella mente suggestioni e immagini legate all'inverno, che inevitabilmente portano ad associare i paesi nordici al freddo, alla lunga notte polare e soprattutto alla regina indiscussa dei cieli, l'aurora boreale. Il fascino di queste terre, però, non conosce confini legati alle stagioni, perché se è vero che in inverno l'esplorazione di questi luoghi si trasforma in un'avventura alla scoperta di un nuovo mondo, è altrettanto vero che anche in estate da queste parti si possono vivere avventure non meno emozionanti. Oggi vi porterò in una delle zone più iconiche della Norvegia, inseguendo la magia del sole di mezzanotte tra le isole Vesterålen e le isole Lofoten. Le famosissime Lofoten e le meno famose Vesterålen sono due meravigliosi arcipelaghi situati entrambi interamente oltre il circolo polare artico nella contea di Nordland in Norvegia. Nel complesso contano 9 isole principali più molte altre isole secondarie e per raggiungerle bisogna volare fino all'aeroporto di Evenes sorvolando le splendide vette delle Alpi Scandinave. Arrivati in aeroporto siamo stati subito accolti dall'accecante sole polare che nonostante fosse ora di cena era ancora ben alto all'orizzonte. Lasciata alle spalle la Norvegia continentale, seguendo la strada 83 siamo giunti al nostro primo hotel ad Harstad. Qui ci siamo goduti prima un ottimo fish and chips e poi il primo accenno di tramonto nella piacevole e accogliente atmosfera del porto della città, punto di partenza di quello che si sarebbe poi rivelato un indimenticabile itinerario di una intensa settimana on the road. Il mattino seguente ci siamo svegliati in una quasi deserta Harstad baciata dal sole. Il programma prevedeva di raggiungere in giornata la città di Andenes, situata sull'estrema punta settentrionale delle Vesterålen, e dato che ci aspettavano alcune ore di macchine e molte soste, ci siamo subito messi in marcia. Lungo la strada, oltre ad una fitta nebbia, abbiamo incontrato anche le prime bellissime e dolcissime renne, che sembravano quasi indicarci la via. Via che procedeva ancora lungo la strada 83 verso ovest fino ad arrivare al terminal dei traghetti di Refsnes, dove ci siamo messi in fila per imbarcarci sull'unico traghetto del viaggio. Completate le operazioni di imbarco di auto, camper, moto e quant'altro, solcando le acque del Gullesfjord, in poco più di 20 minuti il traghetto ci ha portati a Flesnes, sempre sull'isola di Innøya. Qui la nebbia si è finalmente diradata e il cielo si è aperto, regalando ai nostri occhi i primi e tanto attesi scorci di meraviglia. Procedendo da Innøya verso nord e attraversando il ponte di Andøybrua, siamo giunti in un'altra isola, Andøya, forse la più rappresentativa delle Vesterålen. Il suo territorio è compreso interamente all'interno del quasi omonimo comune di Andøy e tra i vari villaggi presenti c'è appunto Andenes, famosa nel mondo per i whale safari. La parte più bella dell'isola è senza dubbio la costa occidentale, quella rivolta verso l'Oceano Atlantico per intenderci, caratterizzata da un susseguirsi di spiagge più o meno estese di una sabbia bianca dal sapore tropicale, cime montuose aguzze quasi a picco sul mare e acque cristalline che fanno venire una voglia matta di fare il bagno, anche se poi tutti i buoni propositi vengono meno quando ci si rende conto che la temperatura dell'acqua non è proprio quella a cui siamo abituati, anzi. Comunque sia, la natura nordica e selvaggia di quest'isola è resa ancora più affascinante dalla presenza di pochi turisti rispetto alle più blasonate Lofoten. Allora, siamo in marcia verso Andenes, arriveremo tra circa 40 minuti. Siamo partiti da Harstad e ci siamo fermati poco fa in una spiaggetta nei pressi di Nos, che è un villaggetto molto piccolo qui dietro. C'è un mare stupendo, solo che l'acqua è un po' freddina. Qualcuno si faceva il bagno, però. E niente, adesso proseguiamo per Andenes, salvo pause impreviste, arriveremo tra 40 minuti. Le pause impreviste, naturalmente, da queste parti non mancano mai, come questa splendida spiaggia nei pressi della località Stave o il tratto di costa nei dintorni di Blake. A questo punto arriviamo ad Andenes, dove avremo pernottato per due notti, accolti da una nebbia spettrale e da un'atmosfera da villaggio fantasma.
Ad Andenes la sera non c'è molto da fare e, vista la totale assenza di vita sociale per le strade, dopo cena decidiamo di spostarci in macchina per tornare verso sud, in direzione di Stave, e in pochi chilometri le condizioni meteo cambiano totalmente. La fitta nebbia si dirada e all'improvviso il paesaggio si apre intorno a noi, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Stave è una località posta tra i villaggi di Blake e North Mela, dove ci sono un campeggio e qualche casa sparsa qua e là. Decidiamo che questa sarebbe stata un'ottima location per goderci il sole di mezzanotte la sera successiva. Restiamo un po' ad ammirare l'immenso oceano davanti a noi e ad ascoltare il dolce suono delle onde sul bagnasciuga, prima di fare ritorno nel nostro hotel e nella nebbia di Andenes e riposarci in vista della giornata successiva, che si preannunciava molto intensa. Il nostro primo mattino ad Andenes è iniziato con la piacevole sorpresa che la nebbia era sparita, cosa che ci ha permesso finalmente di apprezzare appieno lo scenario paesaggistico nei dintorni del villaggio, a cominciare dallo splendido punto panoramico di Kleivodden, appena fuori da Andenes, dal quale si gode di una spettacolare vista su questo tratto di costa e su Blake Soia, un isolotto appena a largo di Blake dove nidificano le pulcinelle di mare. Nella tarda mattinata siamo rientrati ad Andenes in direzione del porto. Come già detto in precedenza, questo villaggio è noto per essere uno dei migliori punti di partenza per i whale safari, ossia le uscite in barca per avvistare le balene. I capidogli sono particolarmente numerosi in questa zona dell'oceano grazie alla presenza del canyon di Blake, una zona ricca di nutrimento che li attira in massa. Perciò, dopo aver preso posto sull'imbarcazione, siamo salpati carichi di aspettative. Purtroppo, nonostante le ottime premesse, dopo più di 4 ore di navigazione a largo di Andenes tra vento, onde e freddo, siamo riusciti nell'ardua impresa di non riuscire a vedere nulla. Allora niente, oggi il whale safari è andato male, nel senso che siamo stati 4 ore e mezza in mare, su una barca, e non si è vista una balena nemmeno con il binocolo, con il telescopio. Peccato, perché sarebbe stato molto bello ed emozionante, però purtroppo non si può avere tutto. Smaltita la mini delusione per il mancato incontro con le balene, abbiamo trascorso un pomeriggio tranquillo andando a zonzo per l'isola, prima di una veloce cena in una pizzeria di Andenes. In ogni caso, quella sera avevamo un ultimo obiettivo, il sole di mezzanotte. Lo avevo già ammirato da bambino a Capo Nord e il ricordo era ancora molto nitido, ciò nonostante non vedevo l'ora di rinfrescarmi la memoria. Quindi siamo di nuovo scappati dalla nebbia di Andenes per tornare ancora sotto il cielo azzurro di Stave. Non restava che trovare una posizione adatta, sedersi in riva al mare e respirare a pieni polmoni la magia dell'estate artica. In fin dei conti, potrebbe sembrare solo un tramonto che si interrompe o un'alba mai iniziata, ma il fascino del sole di mezzanotte è un qualcosa che chi ama il Nord porterà sempre nel suo cuore. Il mattino dopo la nebbia era di nuovo magicamente sparita, ma ormai avevamo capito che il meteo qui deve essere spesso così. Oggi ci aspettava un lungo viaggio in auto fino all'Ekness, nelle Lofoten, perciò ricaricata la nostra auto elettrica ci siamo messi in marcia in direzione sud, salutando definitivamente Andenes e la splendida isola di Andøya. Superato il Rafsund Bridge, abbiamo ufficialmente fatto il nostro ingresso nelle Lofoten, precisamente nell'isola di Austvagoya, isola dove si trova la città di Svolvær, il capoluogo delle Lofoten. Svolvær è situata sulla costa sud, riparata dalle montagne e quindi meno esposta ai forti venti che spesso spirano dall'oceano. Qui vivono meno di 5.000 persone e la città è tra l'altro il punto di partenza delle escursioni in barca per avvistare le aquile di mare nello splendido Trollfjord, ma dato il poco tempo a disposizione abbiamo dovuto rinunciare a questa esperienza. Proseguendo per Gimsøya ci siamo fermati ad ammirare lo splendido scenario che cominciava a delinearsi intorno a noi, tra cime montuose e acque quasi caraibiche. Allora,
siamo in viaggio verso le Lofoten, siamo partiti da Andenes, quindi abbiamo salutato le Westerholen e siamo adesso all'altezza del dopo Svalbard, insomma, e c'è un bel sole, fa anche abbastanza caldo e il panorama è stupendo. Stiamo viaggiando tra fiordi e montagne a picco sul mare, una cosa molto 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 bella, e tra un'oretta e mezza arriveremo all'Ekenes. Dopo una breve sosta alla Vagan Church, la cosiddetta cattedrale delle Lofoten, siamo quindi giunti all'Ekenes, meta finale della giornata. L'Ekenes si trova nell'isola di Vestvagoia ed è una delle poche città che non si affacciano sul mare. Anche questa è una città dove non c'è molto da fare la sera, ma considerato il lungo tragitto in auto della giornata, ne abbiamo approfittato per stare semplicemente un po' in relax, passeggiando per le vie del centro, in attesa di entrare finalmente nel vivo del viaggio e nel cuore delle Lofoten. Il giorno seguente le condizioni meteo erano cambiate, il cielo era nuvoloso e la nebbia ci ha impedito di ammirare una delle spiagge più belle e fotogeniche delle Lofoten, la famosa Uttercliffe Beach, posta sul versante occidentale che è rivolto verso l'oceano. Allora, questa mattina tempo un po' più nuvoloso e quindi la tappa a Uttercliffe Beach è saltata perché non si vedeva niente, c'era nebbia, si paga pure, quindi magari ci torniamo al ripasso. E adesso siamo diretti ad Amnoi, però faremo un po' di tappe. La prima tappa alla Big Ten Beach, sperando che non ci sia nebbia, poi uno Sfjord e poi altre varie soste prima di arrivare alla famosissima Rain. Purtroppo anche la tappa Vitten Beach è saltata a causa nebbia, ma nel frattempo eravamo ormai immersi nella tipica atmosfera delle Lofoten, caratterizzata dalla presenza dei famosi Rorbuer, le abitazioni a palafitte in legno, spesso rosse o gialle, un tempo povere abitate da pescatori e oggi spesso adibite a moderni alloggi per i turisti. Il viaggio è proseguito attraverso un'altra isola, l'isola di Flakstadoia, con varie soste per ammirare i paesaggi di rara bellezza che regalano questi luoghi, per poi fare una piccola deviazione verso sud, imboccando una stradina che ci ha condotti in pochi minuti in uno dei villaggi di pescatori più affascinanti e meglio conservati di tutta la Norvegia. Sto parlando di Nusfjord. Nusfjord, insieme ai villaggi più meridionali dell'isola di Moskenesoja, rappresenta sicuramente l'essenza delle isole Lofoten. L'alternanza di Rorbuer gialli e rossi, l'atmosfera tipicamente nordica del suo caratteristico porticciolo dove sembra che il tempo si sia fermato e la sua collocazione geografica sulla riva di un piccolo fiordo, creano una cartolina fiabesca che difficilmente non lascia il segno nel cuore di un viaggiatore e ne fanno di fatto una sorta di museo a cielo aperto. L'ingresso è a pagamento, ma ne vale assolutamente la pena. Nel villaggio sono presenti tra l'altro un caffè e un forno dove si possono assaggiare degli ottimi dolci alla cannella. L'unica nota dolente è che ci sono un sacco di turisti e pochi posti macchina, quindi armatevi di pazienza quando arriva il momento di parcheggiare. Terminata la visita a Nusfjord, mentre il cielo continuava ad essere nuvoloso, ci siamo reimmessi nella strada principale, ossia la E10, costeggiando il versante settentrionale dell'isola di Flakstadoia e fermandoci di tanto in tanto ad ammirare gli splendidi scorci che si susseguivano lungo il nostro cammino. Superato il villaggio di Ramberg, siamo giunti al cospetto di uno dei ponti più famosi delle isole Lofoten, il ponte di Flakstad, che collega l'isola di Flakstadoia alla zona più settentrionale dell'isola di Moskenesoja. Qui decidiamo di fermarci per il pranzo e incontriamo due italiani venuti in bicicletta addirittura dalla Sicilia. Naturalmente, la vista di questo ponte non può che essere ancora più spettacolare se apprezzata dall'alto. Tornando poi indietro di qualche chilometro, ci siamo fermati a visitare la piccola chiesa luterana di Flakstad, distrutta nel 1780 da una tempesta e ricostruita dalla gente del posto, stando al racconto della signora che ci ha accompagnati dentro, barattando del pesce con il legname proveniente dalla Russia. Ripreso il cammino verso sud, siamo infine giunti nell'isola più meridionale e forse più rappresentativa delle Lofoten, Moskenesoja, arrivando ad Amnoi, dove anche noi avremo pernottato finalmente in un rorbu, nello specifico in uno degli Eliassen Rorbuer. L'Eliassen Rorbuer si affaccia direttamente sul Reinfjorden ed è immerso in uno degli scenari più iconici di tutta la Norvegia.
La vista sulle casette rosse e sulle splendide cime che circondano il fiordo lascia senza parole, ma quella sera il tempo non ne voleva sapere di farci contenti e a mano le montagne sono scomparse sotto le nuvole. Quindi non restava che cenare e andare a dormire sperando di risvegliarci il giorno dopo, magari con un bel sole. Purtroppo, il mattino dopo la situazione non era cambiata, ma le previsioni lasciavano ben sperare per le ore successive, quindi siamo partiti fiduciosi verso O, il villaggio più meridionale delle Lofoten, situato a meno di 15 km da Amnoi. Allora, questa mattina tappa a O, che è il villaggio più a sud delle Lofoten, e il tempo è un po' grigio, però si sta cominciando ad aprire, quindi penso che a breve si riaprirà la vista sulle bellissime montagne che circondano questa zona. E dopodiché riscendiamo verso sud, ripassiamo anche per Rein ed Amnoi e arriviamo questa sera a Ennisvager per la nostra ultima tappa. Saremo due sere a Ennisvager prima di partire. Arriviamo così dove termina la strada I 10. Dal parcheggio una breve camminata conduce al centro del villaggio. L'ingresso, a differenza di Nusfjord, è gratuito, ma l'atmosfera che si respira è simile, a cominciare dall'assordante chiasso dei gabbiani appostati praticamente ovunque. A parte l'avifauna, una passeggiata in questo villaggio è quanto di più piacevole si possa fare da queste parti. I rorbor qui sono rossi, c'è un interessante museo dello stoccafisso e soprattutto ci sono un sacco di scorci stupendi ovunque si guardi. Probabilmente è un villaggio ancora più autentico di Nusfjord, o almeno questa è stata la mia impressione. A questo punto, l'estremo sud dell'arcipelago lo avevamo raggiunto, quindi non restava che risalire verso Rein ed Amnoi e sperare nella clemenza degli agenti atmosferici. Dopo una breve sosta a Sorvagen, un altro villaggio di pescatori, mentre ci avvicinavamo a Reine, gli sprazzi di cielo azzurro erano sempre più ampi, fino a quando il sole è finalmente tornato ad illuminare lo splendido paesaggio intorno a noi, regalando ai nostri occhi lo spettacolo che aspettavamo e che ogni viaggiatore sogna di vedere quando si spinge fin quassù. Già, è proprio vero che le terre artiche sono in grado di scatenare delle vere e proprie esplosioni di bellezza in qualunque periodo dell'anno, e anche in giornate che sembrano non promettere bene, in pochi minuti lo scenario può cambiare totalmente. Prima di lasciare definitivamente il sud delle Lofoten, non poteva mancare una sosta nella piccola e iconica isola di Sacrisoia, situata tra Amnoi e Reine, che si distingue da questi ultimi per i suoi caratteristici rorbori di colore giallo. A questo punto, però, era arrivato il momento di salutare Moskenesoja per tornare verso nord. Allora, abbiamo appena lasciato Amnoi e Reine e a malincuore. E adesso torniamo verso Ennisvager, ma faremo tappa a Utaklip Beach, perché ieri mattina c'era nebbia, non si vedeva niente, quindi adesso proviamo a tornarci. E forse al Museo Vichingo di Borg, prima di arrivare a Ennisvager. Tralasciando il fatto che la pronuncia corretta dovrebbe essere Ennisvær, abbiamo quindi fatto un ritorno sull'isola di Vestvagoia per fermarci alla famosa Utaklip Beach. Purtroppo le nuvole coprivano parzialmente la montagna sullo sfondo, ma non potevamo certo lamentarci, anche perché la spiaggia è in ogni caso una meraviglia. Salutato l'oceano, il tempo è definitivamente migliorato. Giunti di nuovo ad Austvagoia, ci siamo imbattuti nella splendida spiaggia di Rorvik, dove ho deciso che avrei provato a fare il bagno. Da Rorvik ci sono appena 8 km prima di arrivare a Ennisvær, ma la strada è davvero uno spettacolo. Purtroppo, essendo anche piuttosto stretta, non ci sono molte occasioni per fermarsi. La prima bella sorpresa è arrivata dal nostro hotel, che ci ha regalato un gratitissimo upgrade ad una suite con vista sul canale. Dopo cena ci siamo spostati verso il centro, fermandoci ad ammirare i riflessi sul pittoresco e fotogenico porto, per poi andare a vedere il campo da calcio forse più famoso al mondo. E mentre il sole si accingeva a scomparire per un paio d'ore dietro l'orizzonte, nel mio cuore si faceva già strada la nostalgia per un viaggio che lentamente stava volgendo al termine. L'ultimo giorno ci siamo svegliati con un tempo decisamente stupendo e la temperatura si aggirava tra i 25 e i 28 gradi. Circondati da turisti italiani che erano praticamente ovunque, durante la mattina abbiamo speso un po' di tempo in centro, passeggiando tra la piazza e le vie che si affacciano sul porto e dando un occhio ai negozi di souvenir sparsi per il villaggio.
Dopo pranzo era ora di mantenere la mia parola, perciò abbiamo fatto ritorno a Rorvik, dove mentre la marea si abbassava lasciando il posto alla spiaggia, la gente cominciava ad appropriarsi del poco spazio a disposizione. Rorvik Stranda è sicuramente una delle spiagge più incredibili che abbiamo incontrato. Incastonata in una piccola insenatura tra le montagne che svettano ai suoi lati, a me ha ricordato per certi versi alcuni scorci della Sardegna. Alla fine sono riuscito non senza difficoltà ad immergermi per qualche secondo nelle sue fredde acque. A quel punto la sfida era vinta e percorrendo di nuovo la strada verso Nisvær siamo riusciti a trovare qualche punto dove fermare l'auto per goderci il panorama intorno a noi. Al fare della sera, la piacevole atmosfera del porto era quanto di più adatto per alimentare ancora di più la malinconia crescente dentro di me, e non restava che consolarci con una bella cena di pesce in un ottimo ristorante affacciato proprio sul porto, e poi restare a guardare per l'ultima volta il sole scendere lentamente su quell'orizzonte artico che ci aveva regalato emozioni infinite. La fine di un viaggio somiglia sempre ad un brusco risveglio da un sogno che può essere stato più o meno intenso a seconda di quanto intensamente lo si è vissuto. Personalmente sono sempre portato a vivere queste esperienze appieno e così è stato anche questa volta. Tra l'altro, come tutti sanno, uno dei modi migliori per scoprire quanto si è cambiati nel tempo è quello di tornare in un luogo dove si è già stati. Io avevo già visto la Norvegia, in un indimenticabile e irripetibile viaggio in camper dalla nostra casa in Abruzzo fino a Capo Nord, e in quel viaggio avevo già visto anche le Lofoten. Nonostante avessi all'epoca appena 10 anni e i ricordi di quei luoghi sono con il tempo in parte caduti nei meandri più profondi del mio inconscio, lo stesso non si può dire per le emozioni vissute, il cui eco vibra ancora fortemente dentro di me. Questo viaggio ha certamente avuto il merito di riportare alla luce quei ricordi, diciamo, più materiali che sembravano persi, come appunto i paesaggi, i villaggi, le strade e tutti i luoghi in cui avevo già messo piede. Ma il vero valore di questi 7 giorni è stato quello di farmi comprendere che a distanza di anni le emozioni suscitate sono state completamente diverse e nuove, rispecchiando in pieno quanto la mia vita interiore sia nel frattempo andata avanti, e che queste emozioni non vanno a cancellare quelle del passato, bensì le completano perfettamente. Questo viaggio ha infine rafforzato ulteriormente in me l'amore profondo per l'Artico e per la sua bellezza extraterrestre, che continua e continuerà a stupirmi in ogni stagione, anche se dovessi tornare decine di volte negli stessi luoghi. Perché così come una musica che arriva dritta all'anima non potrà mai stancare chi l'ascolta, allo stesso modo un luogo di questo mondo capace in ogni momento di riempire gli occhi di meraviglia occuperà sempre un posto speciale nel cuore di ogni vero viaggiatore. Come posso rimanere indifferente? Sopportare le risate della gente e continuare.